Occhi sbarrati d'incanto, l'agricoltura si fa teatro per i bimbi in Piazza Maggiore ad Est, dove la Regione Veneto, con la collaborazione del Comune, ha sperimentato un modo nuovo e originale per parlare alle nuove generazioni di sviluppo sostenibile per preservare il futuro del nostro pianeta. Tra laboratori, rappresentazioni ispirate alla scienza e un futuro che, se non si rimedierà per tempo, sarà dominato dalle emergenze ambientali, i bimbi sono stati coinvolti nell'avventura dell'agricoltura. Abbiamo voluto fare qui a Est oggi un'iniziativa proprio per i bambini, per le famiglie, proprio sotto le feste natalizie. L'abbiamo chiamata Agricoltura che avventura. Proprio un'avventura, perché poi noi stiamo anche regalando a loro, ad esempio, questa confezione, questo barattolo dove ci sono dei semi che loro possono anche innaffiare, piantare, vengono fuori le piantine. Quindi laboratori didattici per anche comunque avvicinare i cittadini e le famiglie a quello che è il nostro mondo. 65.000 imprese del nostro Veneto che lavorano a sfornare ogni giorno prodotti importanti e 6 miliardi di fatturato ogni anno. Quindi insieme a tutto il resto dell'indotto noi siamo il comparto del primario del Veneto che dà un quarto della produzione della nostra regione. Un modo diverso di parlare di agricoltura alle giovani generazioni che fin da piccole imparano a capire come si coltiva anche una semplice piantina. Sì, noi siamo particolarmente orgogliosi della giornata di oggi perché ha coinvolto moltissimi bambini e anche le loro famiglie. È attraverso i bambini sicuramente che progettiamo il nostro futuro e ci crediamo molto a questo. La grande tenso struttura che caratterizza il Natale Estense, immersa tra giostre, pista del ghiaccio e mercatini caratteristici, ha accolto centinaia di bimbi per tutto il giorno, ma il messaggio era rivolto anche agli adulti perché il nuovo piano di sviluppo rurale della Regione Veneto è un'occasione per questo territorio fortemente vocato all'agricoltura. Bisogna, come si dice, iniziare da piccoli con la magia di un seme per poi diventare magari giovani agricoltori. Questo PSR guarda proprio avanti e guarda in questa direzione. Sì, noi giovani li abbiamo avvicinati, siamo l'unico comparto che ha anche dato un sostegno a loro. Diamo 40.000 euro a fondo perduto per ogni giovane dai 18 ai 40 anni che vuole aprire un'azienda agricola, sostituire il papà, il nonno nell'attività, oppure che abbia un'idea, una start-up da fare.